Signore e signori, vi do il benvenuto nella mia nuovissima live. Signori, questo capolavoro l'ho giocato quando ho preso la PlayStation. Ed è bellissimo, ho giocato tantissime saghe. Infamous, Infamous 2, Infamous First Blood ed ora Infamous Second Son. Signori, sono Kingslave Corporation e benvenuti in questa nuova live. A sorpresa, vi riporto nel passato. Salve, Presepep! Lei mi dà l'orgoglio della sua compagnia. Stavo spiegando che ho giocato tutta la saga di Infamous 1, 2, Infamous First Blood. Bellissimo. E ora iniziamo. Ma prima, signori, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. E pertanto, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo questo capolavoro. 7 anni fa un piccolo gruppo di persone chiamate Conduit sviluppò l'abilità naturale di controllare alcuni elementi che potevano essere utilizzati come armi. Il Dipartimento Unificato di Protezione venne incaricato di perseguire e arrestare tutti i Conduit allo scopo di proteggere la popolazione. Si ritiene che allo stato attuale tutti i bioterroristi siano stati catturati. Di conseguenza, il Dipartimento Unificato di Protezione è in progressiva fase di smantellamento della supervisione dei bioterroristi imprigionati e destinati a passare all'esercito. Davvero? Mi ha interrotto? La mia gatta che mi interrompe, ragazzi. Non arriverà mai. Vabbè, in poche parole, ci stanno i Conduit, c'è sta sto gruppo che distrugge i Conduit, e i Conduit distrugge sto gruppo. E qui inizia l'avventura. Se mi danno il copyright per la canzone non me ne frega un cazzo. Oggi parto la bomba. Certo, potete, hai detto benissimo. A grande titolo, un grandissimo titolo. E io sono il campione di questo gioco. Non l'ho platinato, purtroppo, ma in queste live lo platineremo insieme in una settimana, dai. Speriamo in una settimana, dai. Dai, 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 dai. Allora, mentre giochiamo vi parlerò di questo titolo, come personalmente mi ha colpito, ma soprattutto un po' deluso da una parte. Ve l'ho già parlato in God of War, ed ora si passa all'azione. Proviamolo. Che poi questa meccanica è bellissima, che non l'hanno messo mai più, però vabbè. No ragazzi, è bellissima. La prima volta che l'ho fatto è stato, oh mio Dio, oh my God. Vai, vai, vai. Ovviamente già l'ho giocato, già l'ho finito, quindi. Devo dire, un po' vecchiotto, però con la PlayStation 5, cioè non ho la PlayStation 5, però magari un nuovo titolo di Infamous sarebbe molto gradito. Con più poteri. Ehi, se l'arte è un crimine, allora. Diavolo! Titoli. Pensa, Martin, pensa. Ah, c'è una festa alla Casa Lunga. Devo solo arrivarci, confondermi tra la gente e farmi un alibi. Sono un vero genio del crimine. Sì. Si sente il volume tutto? Si sente? Pure la voce, il gioco, non in eco, sì. Allora, perfetto. Posso farcela. Oh, genio, sei un genio. Chi c'è là? Sono io, Betty. Occhi. Dai, metti giù quella stampella, davvero. Che ci fai qui? Perché non sei al grande evento alla Casa Lunga? Già, è che stasera non mi sento molto comish. Ma tu sei splendida, ti sta benissimo, davvero. Che stavi facendo sul tetto? Niente, solo. Stavi combinando guai? Stavi combinando guai.
Dai, ora vieni fuori. O chiamo Betty e fra 5 minuti sarò qui con le chiavi. Stavi combinando guai? Ok, sì, ma insomma, che vuoi fare? Beh, non ho scelta. È un poliziotto. Tornerò tra 5 minuti. E se sarai ancora qui... Presente, Pep. Allora, ti do questo incarico. Grazie, Betty. Ma io di solito quando inizio un infamous, sempre, ora devo tornare in ufficio. Faccio il buono, sarà karma buono. Chiamando. C'è il mio gatto, raga, non ce la faccio. Sì, poi... È possibile che non abbia di meglio da fare. Vabbè. Allora, Presepep, mi fai parlare, per favore? Posso parlare? Mi fai parlare? Ok, grazie. No? Posso? Ah, no? No? Va bene. Allora, Presepep, te do questo incarico. Io di solito inizio un infamous... Salvini, cheat, beh. Di solito inizio facendo... il karma buono. Ora viene la parte. Ma ti do la possibilità di decidere tu se fare lo buono o cattivo. Ok, ti do sta possibilità. Mi sono salvato, raga, non so come. Oh, è freddo. Quasi ghiacciata. Fail, già di prima partenza. Vai. Vabbè, è da tanto che non gioco, quindi. Davvero? Sei un po' buggato allora, eh? Dai. Buono? Ok, va bene, va bene. Fuori dai piedi. Ah, sto gioco, sto gioco. Allora, intanto che giochiamo, ve ne parlo un po'. Mi ha deluso solo un DLC. Paper Trail. DLC che fa cagare, pensavo il potere della carta aggiuntivo, invece no. Quanto perché dopo quel DLC... Cacca di gabbiano, va bene. Dopo quel DLC non hanno fatto niente. Niente. Poi hanno fatto DLC di Colmigra. Quindi ah, che poi potremmo pure fare il DLC, eh. Eh beh, certo. Giusto, il cattivo è facile. Quindi mi stai dicendo che devo fare il buono, perché è più difficile fare il buono. Mi stai sfidando, lo sai, sì? Ma pur... anch'io ho fatto la prima danna da buono, quindi... Via, show! Show, show! Il grande salto di resistenza! Mm, mancato un pelo! No, no, no! Io perché cazzeggio, capito? Quindi... Di solito non è che faccio serie con i videogiochi, tranne per God of War. Quello so serissimo. Anche... porterò anche The Last of Us, eh? Però devo aspettare che passa almeno qualche mese. No, lo sai perché? Perché se lo porto adesso, per esempio, non è passato neanche un anno, capito? Se lo porto adesso mi danno tutte le cose sbagliate, capito? Piano, però. Soffriremo insieme. Soffriremo insieme. Ok, vai. Ehi, bello. Ti ho cercato, tipo, ovunque. Penso sarebbe meglio entrare. Hai una vaga idea di quanto sia imbarazzante per me arrestare mio fratello una volta e poi un'altra e un'altra ancora? Forse dovresti smetterla di arrestarlo una volta, poi un'altra e un'altra ancora. Pensi che sia un gioco? No, non è credo. È così che vorresti essere ricordato, eh? Credi che i nostri genitori sarebbero pieni? Reato di vandalismo? Senti, il mondo è pieno di cose orrende, mentre io cerco soltanto di esprimere il mio talento. Esprimere tu il tuo talento? Ti rendi conto che quello perché che dici non ha senso? Così, reggi, perché no, non mi lasci essere me stesso? Spiegami da quali cose così orrende e terribili pensi di salvarti. Spiegartelo. Davvero, perché mi sa che non c'è. Reggi. Che c'è? Camion. Io inseguo quei due. Tu allontanati prima che salti in aria. Mi allontano prima che esploda, ok? Ricevuto. No, da qua no. Ok, da qua. Cosa ci faranno qui i militari? Mamma mia, raga, che poteri. Mamma mia. Porca merda, mi...
Grazie mille. Pensavo di morire. Ehi, tutto bene? Oh, uno spino. Oh! Ehi, lascialo andare. Ok, lascialo andare e tieni le mani dove possa vederle. Non voglio far male a nessuno. Voglio solo andarmene prima che arrivi lei. Ho detto lascialo andare, altrimenti sparo. Reg. Ho detto che non voglio far male a nessuno. Ed ecco qui. È un po' buggatino. Aspetta che arrivo, eh. Aspetto subito. Eh beh, quella donna, eh. Reggie, che diavolo succede? Mi è tornato. Sto qui. Vabbè, non mi sono perso niente di che. Mamma mia, raga. Abbiamo fatto il ciò che è stato. Ma che cazzo? Cosa mi sta succedendo? Accidenti, no! Vai, vai. Basta, basta, basta! Che diavolo succede? Che bel tramonto, però. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Aiutatemi! Reg! Reg, mi serve aiuto! Ok, se faccio così... No, devo passarci in mezzo. E voilà! Ma che succede? Bellissimo, raga. Reg! Bello, bello. Reg! No! Reggie! Reggie, stai bene? Delsin, cos'è stata? Devo liberarti dall'auto. Ma hai appena... Devo tirarti fuori! Sì, sì, certo, certo. Basta che mi aiuti a spingere. E vai! Oh mio Dio! No, no, no! Sì, sì, è perché è rivoluzionario, capito? Negli altri titoli sempre l'elettricità, capito? Nel secondo, vabbè, si cambia dal ghiaccio, dal... Quasi fumo, capito? Quindi... No, no, tu sei mio fratello, capito? Mio fratello! Sì, in questo gioco c'è il potere del fulmine. Lo sistemiamo. Era rivoluzionario, cazzo. Io spero che fanno un altro titolo. Lo spero. Sacco e punch, per favore. Dobbiamo fermarlo prima che uccida tutta la tribù. Intesi? Ok. Mi servi. Ora devi aiutarti, ok? Quello che, il potere che mi è piaciuto di meno è il video. Stai bene? Sì. Proprio di meno. Anzi, anche il cemento mi ha deluso nel super attacco che non c'è, purtroppo. Ma devi promettermi che non userai nessuno di quei trucchetti, ok? Ma non sarai mai riuscito a riportarti là se non avessi... Tu promettimi che non lo farai. Purtroppo l'hanno fatto. Non pensare che quanto è successo sia una cosa positiva, ok? Perché non lo è. Sceriffo, non riusciamo a entrare! Il pulsante è bloccato! Credo che Betty sia ancora dentro. Merda, il catenaccio si è fuso. Bloccata? E come accidenti è entrato? Penso l'abbia attraversato. Tu puoi farlo? C'è solo un modo per saperlo. Quia! Anche Betty è un mio terrorista. No, no, no. Aspettate, lui non è... Quando lo verrà a sapere la tribù, scoppierà il panico. Pensa a tenere a bada la folla. Tornerò con i soccorsi. Scopri se Betty è là dentro con il bioterrorista. Stai attento. Quei mostri sono capaci di tutto. Va bene, va bene. Già, quei mostri. E là. Wow. No, i condotti dell'aria. Buono a sapersi. Prendi qua. Wow, doveva fare male. Batti! Ed è qui che viene rivoluzionato l'arma di Infamous. La catena! Catena! La catena del... della briga.
Speriamo che non si rompe subito. Gli rovinerò la sorpresa. Sto arrivando, Betty! Signora, deve andare! Stai lontano! Signora, voglio solo no, aiutarla! Stammi lontano, ho detto! Basta! Betty! Sto solo creando un diversivo! Non sapevo ci fosse qualcuno! Sei stato tu a farmi questo! C'è un conduit! Betty, ti spiego tutto Betty. Dopo, ma ora devi andartene, vai! Ok, io vado! No, prima tu devi guarire! Vai, assorbi di più, assorbi. Ho passato un sacco di anni dietro le sbarre, ma scappare è facilissimo. Basta aspettare giusto l'occasione d'oro. Anche mi piace come lo sono. Ho ottenuto i poteri. Come cattivo, sì. Oh, no. Inarrestabile. Finché il DOP non è venuto a prendermi. Già. Hanno una gattabuia speciale per tenere quelli come me. Ci immobilizzavano per impedirci di usare i nostri poteri. Così però dovevano nutrirci, lavarci, persino pulirci il culo. Non è una vita degna di uomo. No, cazzo. C'era una stronza coi capelli rossi. Un'appassionata di aghi e bisturi. E mi faceva cose che chiamava esperimenti. Ma dopo un po' di tempo capisci come funziona. Basta avere pazienza. Sennò poi fanno una cazzata. Succede sempre. Vedi qualcosa, ascolti qualcuno, sai cose che non dovresti conoscere. Così quando la stronza ha messo tre di noi su un furgone, io sapevo cos'era quella. La mia occasione d'oro. Wow. Wow. Ti ho visto curiosare nella mia testa. Ero io, pensavo fossi tu. Hai visto, vero? La prigione del DOP. Se lei ti trova, è lì che finirai. Ah, vabbè, sì. Sei a spada! Non ho così tanto spoiler, però guarda. Cioè, alla fine si intuiva, quindi. Ti avviso, ragazzo. Stai indietro! Non andrai da nessuna parte! Gioio! Finché non mi avrai guarito! Allora, se gioca seriamente. Non so cosa sia successo, ma ti conviene prepararti a scappare. No, perché? Tu ora sei me. Il colpo, no, ragazzo! Non mi sparare, eh! Io terrorista! Vorrei fuggire per il resto dei tuoi giorni. Ed è ciò che intendo fare. A costo di passare sul tuo corpo. Non no, andrai da nessuna parte finché non mi avrai curato! Non è qualcosa che può essere curato! Allora! Insegnami almeno a controllarlo! Non ho tempo! Il Dio P sta arrivando! E lei sa che conosco il suo piano! No! E là! No! Vabbè! Questo incendio mi farà guadagnare 2-3 minuti al massimo! Devo andare! Non voglio finire di nuovo a Carton Cave! Beh! Chiunque stia arrivando è qui per catturare te, non me! Ti hanno visto? Gente del posto ti ha scoperto e lei sa come far parlare di nessuno. Buona fortuna. Al diavolo, non voglio morire in una fabbrica di scatolette. E vai. Lasciami andare. O mi lasci levare le tende e nessuno saprà niente di tutto questo. Aspetta un attimo, fermati, parliamone! Oh, Henry... Mi hai davvero, davvero deluso. Beh, lo abbiamo preso, no? Ti ho stanato quel vecchio conduit, giusto? Bel lavoro, ragazzi. Già, soprattutto tu. Bioterrorista. Henry Daughtry. Beccato. Era un bioterrorista. Conduit. È una parola usata dai traditori che appoggiano la loro causa. Tu non sei un traditore. Vero? Io, cerco di non esserlo. Sembri a disagio. No, non sono a disagio. Ho imparato che le persone si sentono a disagio per due motivi. O perché sono codardi, o perché nascondono qualcosa. Io sono a disagio anche con le belle ragazze. Sì. Hai visto che racchia? Sei rimasto là dentro con il bioterrorista per un po'.
Ha condiviso qualcosa con te? La milfona, dai. Condiviso? Non ti ha detto nulla. Non si è messo a farneticare a proposito di cospirazioni. Non mi ha detto nulla, no. Bravo. Bene. Questa è un'ottima notizia. Cioè, non è che ha questo fisico comunque, che è? Vedi, abbiamo ingaggiato una guerra spietata contro questi bioterroristi e faccio il possibile per assicurarmi che siamo noi a vincerla. Ah, su questo non c'è dubbio. Beh, è buffo perché non sei una bioterrorista anche tu. Devo i cazzi tua. Ok. Ai. Sì, lo sono. A volte il male va combattuto con il male. Ed è chiaro che non sei un codardo, il che significa che c'è qualcosa che non mi vuoi dire. Ma che stai facendo? Non puoi, sei impazzita, hai i miei diritti! E io sono autorizzata a sospendere quei diritti ogni qualvolta lo ritenga necessario, come adesso, per esempio. Te lo richiedo. Che ti ha detto? Niente. Te lo ripeto ancora, niente. Ah! Cioè, come fa a uscire il cemento dall'osso? Incredibile. Dicono faccia male. Forse io so cos'è successo. No, Matti, no. Davvero? Ancora niente? Sente male. Sente male. Finché non ti verrà voglia di raccontarmi qualcosa, chiacchiererò con l'adorabile signora, ma ti avverto, il cemento è doloroso sulle ossa fragili. E se lei non parlerà, dovrò passare al prossimo e quello dopo finché non troverò chi lo faccia. Allora c'è nulla che devi dirmi? O vuoi che mi dedichi a uno dei tuoi amici? Allora, è arrivato il momento della decisione, ma noi già sappiamo cosa prendere. Ovvero questa. Non è vero. Mettere in pericolo la TV per salvare te stesso è il primo passo per diventare un infame. Mettere a repentaglio la tua libertà per proteggere Betty è il primo passo per diventare un eroe. Beh, confessa, ovvio, no? Ma tanto non mi crederà, quindi... Zaccate! Sono Conduit. Cosa? Ho detto, sono un Conduit, ok? Me l'ha attaccata quel tizio. Attaccata. Un attimo fa. Te l'ha attaccata? Divertente. Scusa, ma faglielo vedere, no? Che esce fumo dalle dita. Allora, Betty, tu mi darai una risposta precisa? Sì, dicono faccia male. Vabbè, io spero che muori presto. Olè. E io. Protettore, hai compiuto il primo passo per diventare un eroe. Grazie. Che puttana. Sì, confermo. E il primo trofeo l'abbiamo preso, Sacrifice. È vero, per platinarlo però dobbiamo passare pure alla parte malvagia. No, credo che sto gioco non lo platineremo in live, mi dispiace. Faremo tutte le missioni secondarie, sì, l'eredità di Cole, però platinarlo no. È troppo lungo, troppo. Livello karma. Ok, vai. Che sta succedendo? Eccola lì. Vabbè. La casa è diventata un ospedale. Per quanto sono sperduto. Scusa, può stare rallentando il battito? Ehi, Nick, mi spieghi che è successo? Ah, pensavo che ogni volta che passavo io era veloce, oh, che cazzo.
chi può fare una cosa del genere? Ma quante persone ha ferito? Mamma mia, raga. Adesso ci metto nelle... Giocarsi la storia da capo è veramente pesante. Sì, confermo. Ma poi... è riuscito a fermarla. Quando passa il tempo, raga... cioè, metà gioco... Fidati che se può fare, lo fa. Oh, santo cielo. Allora, mo' mi sto incazzando perché quella gatta di merda... Ma non ce la faccio, raga. Silenzio! Caro, sei sveglio. Oh, stanno zitto. È stata Augustina a farti questo? Sì, pensavi davvero che ti avrei venduto a quella squadrina arrogante. Squadrine. Vedi, poi, vedi, l'ha detto pure lei. In modo più pacifica. Vuoi dire che tutti siamo a Komish. Ci aiutiamo l'un l'altro. Nessuno ti ritiene responsabile di quanto è successo. Già. Neanche tu dovresti. Ehi. Non vergognarti di ciò che sei. Non dipende da te. Guarda, ti dico una cosa, se potrei paragonare un film Marvel Spider-Man. Perché, fai conto, Delsin e Peter, e la zia Betty è la zia di Peter Parker, no? In ogni problema che c'ha Peter... In ogni un bravo ragazzo. Posso parlare? A cui esce soltanto il fumo no, dalle vabbè, dita. Niente, mi sto zitto, va. Siamo qui proprio perché mi esce il fumo dalle dita. Ehi. Vabbè, come dicevo... Peter non ci provare, sai? Ci sta come paragone. Sì, perché Peter in situazioni difficili viene chiamato da tutti. Cioè, mentre sta compartendo con, che ne so, ne torno a col Goblin, no? Viene chiamato. Come stai? Tutto bene? Sì, sto facendo jogging. Per tornare in forma e camminare di nuovo. E ora posso farlo visto che sei sveglio. A parte che non c'ha neanche i genitori lui, quindi. Non però Peter non c'ha fratelli. Lui sì. Me la caverò. Davvero. La zia ha giocato a calcetto e si è fatta male a piedi. Vabbè, basta. Mi hanno fatto fare da dietro, no, basta, che sennò... Se vado avanti, raga, cazzeggio, va. Sistemerò tutto. Va bene. Ok. Vai. Oddio, Delsin. Oh. Diavolo, pensavo che ti avremmo perso. Un po' di cemento nelle gambe. Ci vuole ben altro. Beh, immagino che la guarigione rapida rientri nella tua... condizione. A proposito, la cosa strana delle mani è passata. Non saprei, sai. Non si fuma nella casa luna, mi ricordi? Già. E non voglio ostacolare la loro guarigione. Guarigione? Delsin, le condizioni di questa gente non miglioreranno. Stanno morendo. Non puoi sapere. No, ma i dottori che sono venuti qui mentre eri svenuto, loro sì. E hanno detto... Hanno detto che quei frammenti possono uscire solo nel modo in cui sono entrati. Cosa? Sì. Ma no, quello era il cemento del potere di Augustin. Augustin, che nome di merda. Già. Oh, diavolo. Ora io e te andiamo a Seattle e la prendiamo. Ehi, aspetta, cosa? Pensi che con il tuo fascino la convincerai a tornare qui? Andiamo, so che hai preso una botta in testa, ma direi che tra voi non è scoccato il colpo di fulmine. Reggie. Questa è colpa mia. Io devo rimediare. No, diavolo, Delsin, ti sei appena rimesso in piedi. Lo so che vuoi renderti utile, ma i medici hanno detto che... L'unico modo per estrarli è con lo stesso potere, ho capito! E che significa? Il che significa... che non ci serve Augustin. Ci basta il suo potere. Ok, ora non ti seguo. Sono come una spugna per poteri. Ricordi? Se ho preso il fumo, assorbirò anche il cemento. E se il fumo fosse stato un caso? Eh? Pensa, ci vuoi passare sopra a quanti? Un migliaio di gorilla di DUP per arrivare a lei? Sì, qualcosa del genere. Ti spiego in auto. Quale auto? Non hai un'auto, tu... La mia auto.
Cioè, si sono invertiti i ruoli qua. Dess è diventato coglione e Reggie è diventato serio, mo si sono invertiti i ruoli. Come mai? Ok, ho già previsto tutto. Ci sei? Ce la spassiamo in città? Facciamo un salto al buffet di poteri Conduit e facciamo il pieno. Una visitina allo Space Needle, ho sempre voluto vederlo, e poi a casa a salvare qualche vita. E mentre noi ce la spassiamo in città, non credi lei potrebbe spassarsela, sai, con noi? Quella frase ha senso. Il senso è che Seattle ha mezzo milione di abitanti che non provano esattamente un amore folle per i bioterroristi. Credi adoreranno te? No, ma io sarò diverso, ok? Non ho intenzione di fare come loro. Io voglio salvare vite. Sarò come certo. Superman. Io curerò i malati. Sì, eroe, credi ti organizzeranno una l'avevo parata? pensato. Un po'. Svegliati, dai. Sì, è vero. Senti, Basta un non buco preoccuparti, nel noi sistemeremo le mento, è cose. uguale. Troveremo una cura. Una cura? Sparare fumo dalla punta delle dita non è esattamente normale. Solo perché una cosa non è normale non significa che serva una cura, ok? Van Gogh non era normale. Gandhi non era Sì, normale. ma la gente non aveva paura di Gandhi, capito? Però ha paura dei bioterroristi, sono mostri. Vedi, ti hanno riempito la la testa di testa di menù. merda. Merda. Esatto. Ottimo. Wow. Wow. Bello. Ora dovremmo andare a piedi. A piedi? Già. Cosa? Dove vai? Sì, hai Ehi. capito bene, a piedi. Testa di capo. Vabbè, no. Noi scusiamo. Che Reggie, poverello. Merda. Hai visto che roba? Ma come Senti, cammina? Un nel caso ci pinguino. avessi ripensato, io... Stai scherzando? È uno spettacolo! Questa è solo distruzione. Questa è autodifesa, Reg. Hanno allestito un posto di blocco per attaccarli. Perché sono bioterroristi. Non ha fermato quei conduit e non fermerà neanche questo. Peace, security. Si vede la sicurezza facile. Che figata, è una Las Vegas post-apocalittica. Las Vegas. Beh, questa deve essere la nave madre. Sparare cenere con pasta, per dire. Cristo Delsin! Ehi, stai bene? Bene. Sto molto meglio di bene. Credo di avere un nuovo potere. Ok, vai. Oddio, devo... Oh sì, questa è roba nuova e da sballo. Delsin, non è da sballo per niente. Qui cerchiamo di risolvere i tuoi problemi, non di crearcene altri. Credi che Augustin se ne starà lì a fare niente? Devo potenziarmi se voglio affrontare la regina del cemento. Ehi, io spero di evitarlo. Potrebbe esserci un altro modo per arrivare ad Augustin. Quale altro modo? Quale altro modo? Ho diverse conoscenze qui a Seattle. Ok, alcune in polizia. No, Se no, chiediamo no, no, loro no, aiuto. no, questo non è il punto in cui arriva Reggie e mette tutto a posto. Non è quello. Questa non è una responsabilità tua, riguarda me. Ehi, c'è qualcuno? Mi sentite? Perfetto. Vuoi aiutare qualcuno? Salva la damigella in pericolo. C'è Non è. nessuno! Vi prego! Dai, dai, Okay. non rompere i coglioni. Andiamo insieme, oh, forza. No, Ho no, bisogno. vai tu a fare il super poliziotto, ok? Io ti raggiungo tra un minuto. Ok, E per l'amor del non cielo, andare da non nessuna toccare parte. niente. E per l'amor del cielo, non toccare niente! Troy Baker, raga. Ah, io L'attore tocco. dei terzi è Troy Baker. Joel, per farvi capire. E tu sarai il primo. Vai, assolutamente. Ok, inizia a pensare che crei dipendenza. Aspetta, lo stavo usando. Ah, è vero che devo ricaricare. Devo ricaricare le riserve di fumo. Sono pronto. Ah, che poi giocato senza cuffie si sente proprio il fumo. Così dovrebbe andare. Mamma mia che mira, raga. E dai! Niente, raga, l'amicazza oggi deve romper cazzo! Però non è contenta. Vai, assort. Dai. Ok. Ehi, hey, Delsin, mi servi qua su. Amico, non immaginerai mai che cos'era quel rumore. Intanto raggiungimi. Un pullman di aiuti umanitari è rimasto bloccato. Sto cercando di convincerli a scendere dal pullman, ma non vogliono lasciare a bordo i medicinali. Tu digli di resistere. Al pullman ci penso io. Delsin.
Mamma mia, ma tu non hai capito, alle 4 del mattino il gatto mio deve miagolare, alle 4 del mattino, è scema. Distruggere le barriere. Così ci vuole troppo, devo trovare un modo più rapido. Allora, option. Dai. Nessuno mi può fermare! Delsin, ti avevo detto di non... Non ti sento, Reggie, il clamore del mio successo è troppo forte! Delsin, non sono... Ti ho perso. Devo aver riattaccato per sbaglio. Sapete se vado qua muoio? Non si bugga, tipo, cade giù. Pensa che l'hanno pacciato. Ok, da qui la strada è libera. Ora posso salire e viaggiare comodo fino a Seattle. Che c'è, Reggie? Che t'hanno fatto? Dimmi a me, raccontami tutto. Dai, Reggie, abbi, andiamo. Che sto chiamando? Ma tu guarda questo. E là? Delsin, c'è un problema. Dei passeggeri ti hanno visto fare le tue super magie e sgombrare la strada. Ah, non è un poliziotto normale. Cosa? Senti, te l'ho detto, i bioterroristi non sono troppo apprezzati. Sono la nuova Rosa Parks e vogliono relegarmi nei posti in fondo. No, che vogliono tu stia fuori, capisci? Non vogliono farti salire, ok? Dicono che se sali tu, scendono loro. Che vadano a piedi, che importa? Guarda che non ci metto niente a sfondare la porta. Non ci pensare nemmeno. Ma cosa si caga sotto? Non ci questa gente non ha mai visto niente del genere e ha paura, ok? E non si fa una cosa anche buona, va bene? Via. Signore, mi dia un secondo. Fa una cosa buona. Senti, mi porto dall'altra parte del ponte e poi torno a prenderti, ok? Ci metto 5 minuti. Ma che faccio? Dai, capisci anche non tu lo che non posso farti salire. 5 minuti. Va bene, vai, vai. Questo è razzismo ovunque. Cioè, è indiano, cioè i poteri. Indiano, vabbè. Akomish. Ascolta, Casalunga, attiva il tracciamento GPS del cellulare in caso ci separasse. Indiano antico. Ah, intendi come adesso? Eh sì, purtroppo sì. Guarda qua, guarda. Guarda qua. Bellissimo. No, posso fare così. Attenzione. Ah, qui il gas come la fa? La demolizione programmata del ponte 520 ordinata da Trinity avrà inizio a breve. Tutti i cittadini e i veicoli hanno l'ordine di... Sembra un'informazione utile. Delsin, devo aiutare gli operai da... Il Dio P. Il Dio P. Liberando il ponte. Tornando per te, quindi... Reggie, sei lì? Che sta succedendo? Ehi là! Vai. Ehi! Ehi! Ti serve una mano? Oh, merda. Un bioterrorista. Ehi! È uno di quei vostri! Ok. Wow! No, 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 no! Interessante. Ah, questa storia della guarigione rapida mi tornerà utile. Che poi, mo ci ho fatto caso. Ma quando lui diventa cenere, è come lo schiocco di Thanos, capisci? È bellissimo. Sentite, voglio solo attraversare il tunnel. Vai, vai, vado un affanculo. Dai, sto forte, Vai, assorbe. Vai. Sì, perché si smaterializza. È mia, ora. Guarda, si smaterializza. Sta nel mezzo. A fango, schifoso. Ehi, posso? Ok, mi arrendo. Non farmi male. Guarda che nato che c'ho questo. Mi esplode tra poco. Sottometti. Visto? Non siamo dei mostri. Dillo anche agli altri. E vai. Attenzione,
La ricostruzione programmata del ponte 520, ordinata dal inizia adesso. Saranno diramati altri momenti di evacuazione. Ma tu lo stai sentendo, il mio gatto? La stai sentendo? È una roba incredibile! Ma come cazzo fa? Che accidenti succede? Reggie! Forza, Reggie, rispondi! Sta cosa mi ha sconvolto, appena l'ho vista. Mio Dio. Questo era un ponte. Cioè, tutto cemento, raga. Che poteri c'ha questa? Io all'inizio ho pensato, no, devo ricevere sti poteri, ma sei scemo. Poi alla fine, ok. Che poi il cemento è forte, Cioè, spacca i culi. Però. Arrivo, Reggie. Ok, vai. Andiamo, bomba blu. Fai la magia. Bomba blu. La faccio durare di più sta live, Così almeno. Dove sono? Tentare. Un 17, dai. Allora, questo è un potere inutile. Ok, mondo, avanti così. Questo è proprio un potere inutile. Con calma. Di sto dettaglio. Cosa è zia Betty? Che tu e Reggie siete per vedi? Seattle? Vedi? Sto fa cose pericolose e le chiama. Ok, ma sii prudente. Senti, Bert. Sì. Sei fatto, ciao Betty. Allora, ti stavo di c'hai presente quei cose dei Capodanno, no? Come si chiama? Che tu accendi quelle cose di metallo e ti fanno guarda le braccia. Uguale. Tieni il controllo. Merda. Sei quasi passato. Ok, allora. 1, 2, 3. Ai. Okay. Quando finisci, ponte maledetto? Ah, sono arrivato. One Kenobi. Il pullman. Reggie! Ma se Reggie si aggrappa a qualcosa, si deve reggere, no? Reggiti. Vabbè, no. Basta. L'ho detto una cazzata. Dazin, dammi una mano. Va bene. È una specie di braccio da lanciatore. Dazin! Ok, va bene, andiamo. Ci sono. Grazie per la mano. Guarda qua. Ah, stai imparando a controllare i tuoi nuovi sintomi. Già. L'unico inconveniente che c'è è che. Ed è fu. No, non mi viene in mente nulla. È una figata assurda. Davvero? Nessun problema? E quei tizi armati fino ai denti che ora vogliono farti male? Molto male. È un problema? Sì. Ascolta, per quanto ne so potremmo anche superare la loro sorveglianza, perché tu non sei un normale bioterrorista. Normale?
No, no, se intendi normale come quel gregge di pecore tutte in fila per farsi ispezionare. No, Reggie, non sono normale. Hai visto cosa ho fatto sul ponte? Quei tizi li spazzo via. Senti, perché non proviamo a passare quei posti di blocco senza dare nell'occhio? Dopo sarà più semplice muoverci in città. Vabbè, c'è ragione, però. D'accordo. Prima entrare nella città. Facciamo come vuoi tu, ma sopravvivo. Senti, promettimi che arrivati là resterai calmo. Ehi, una volta mi chiamavano Mr. Calma. Nessuno ti ha mai chiamato così. Mai. Sei davvero preoccupato. Ascolta, questi DUP non avranno i poteri che hai. Cioè, che hanno i normali bioterroristi. Ma il governo li ha dotati di poteri sufficienti a ridurci entrambi in poltrone. Ok, mi hai rovinato la vacanza a Seattle, è ufficiale. Quanto hai detto che sono rimasto svenuto? Una settimana. Wow, quindi il DUP ha messo in piedi tutto questo? Sì. Si sono tenuti impegnati. Una volta che saremo passati, parlerò con un paio di miei colleghi poliziotti per cercare di avere accesso al database della polizia. Nel frattempo, tu cerca di non attirare l'attenzione. Potrebbero spaventarsi se mi presentassi da loro con un bioterrorista. Ok, sei tu il capo. Va bene. L'arma è registrata. Sono un agente di polizia. Non mi vuole sull'autobus, non mi fa conoscere gli amici. Vabbè, ti ha escluso proprio dal mondo. Ok, lui è risultato negativo. È il Covid, raga, è Covid. Ma a me è risultato positivo, cazzo. La mascherina. Vai, vai. Io la prima volta che ho fatto questo mi sono cagato sotto. Eh sì. Elaborazione. La prima volta che ho fatto questa cosa pensavo che io ero a Covid, vero? Rilevato Covid normale. Uso della forza brutta. Facciamo vedere. Mo adesso. Delsin, corri! Scordatelo! Delsin, resta al riparo! Non dirmi come combattere! Aspetta, qui. Questo è roba, Cioè, i primi tre poteri. Tre frammenti, diciamo. Devo spostare. Allora, aspetta. Primo, potenziamoci. Che mi sento un po' debole. Allora, questo che è? Colpo alla testa. No. Scatto aereo. Assorbimento rapido. No, più fumo voglio. Vai. Esatto. Vai. Non le danno. Il leader si fa male alla salute. Regge sulle torri! Ho visto! Ricorda, i civili sono innocenti! Allora, quelli faccate giù, non ci vuole niente. Faccio un po' così. No. Ci siamo separati. Stai bene? A meraviglia. Me ne sono stato buono. Come mi hai detto. Resta nascosto. Chiamato sottomesso. Chiamo quando so qualcosa. E vai, sali. Vai, sottomesso. No. Sei finito. Ok, hai visto che siamo. C'è il civile a terra. No, dove? Aspettate, vengo in pace. Ma come hai fatto a vederlo? Oh, grande. Che occhio. No, l'ho visto, mamma mia, che occhio! Io di solito faccio tutto veloce, quindi faccio veramente vedere. No. Che diavolo state facendo? Dovreste proteggerli da me! Anche più indietro? Allora aspetta. No, se hai detto che è più indietro vado, Perché io voglio...
H e B dietro. Vediamo un po'. No, vabbè, raga, non ci credo. Che botta, raga. Sei grande. Mi ha salvato. Ora ci mettono 3 anni, però. Allora, intanto facciamo cadere. Delfin, ho ottenuto l'accesso al database della polizia di Seattle. Vai. Pare che il mio via abbia occhi e orecchie dappertutto. Allora, strappiamogli gli occhi e tagliamogli le orecchie. Sul mio GPS è qua difficile, non sei lontano da uno dei loro centri di comando mobili. Se lo disattivi avranno maggiore difficoltà a seguire i tuoi movimenti. Centro di comando mobile, capito? Che ne capisce un cazzo? Dovrebbe somigliare a un grosso furgone corazzato. No, 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 no. Somiglia a un camper pieno di luci e con della ferraglia. Vai. Sul tetto. Ok, dovrebbero esserci dei pannelli di ventilazione lungo i lati. Se riesci a farli saltare, il nucleo di sole scalderà e sarà esposto. Distruggere i pannelli, ricevuto. Che sensazione! No. Ce la faccio, ce la faccio. Spero non... Vediamo se subito posso fare... quanto ci vuole. No, no, posso fare. Ma come fai? Va bene, contenti voi. Ma non ti posso sbagliare. Sto troppa. No, no, no. No, 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 no. Se muoio, Se muoio, Fuori, fuori, fuori da qui. Ok, sono salvo. Recupera, bravo. Un po' difficile. Ok, vai. Sono stati salvati, vai. Pronto, di merda. Bastardo. Sotto me, vai, per due, vai. Vai, pure tu. L'inferno. Col Kaiser. Come Brandy, no. Yeah, no. Bastardo. Da morire. Va bene. Condotto, condotto! No, 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 no! Ok, non mi ammazza, Non mi ammazza, mi incazzo, Mi incazzo, Dov'è il fumo? Ecco. Vai, 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 assorbi, assorbi. 20 anni! Vai, dove sono? Eccolo. Vai. Ok, vai, vai. Ora, posso fare questo? Grazie. No. Sparami, sparami, tranquillo. Sotto i coglioni. Ah! Sottometti, vai. No, 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 dove vai? Vai. C'è un altro? La sottomette? Hai trovato il generatore? Dovrebbe essere sul tetto. Sì, ho visto, ho visto. E qua, via. E qua. Ah, c'era un altro lì. Vabbè, però voglio continuare. Rifà missione. Vai. Ok. Essere rinforzo. Merda. Preferisco i tipi più piccoli. Iniziano a giocare sporco. Preferisco sicuramente i tipi più piccoli. Allora, se io devo. Ma il bug? È un bug quello, Oddio! No, 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 sai, capito benissimo. Oh, potenziati subito. Potenzia subito. Colpo alla testa, vai. Così almeno. Breve, ma intenso. Ok. Vai. Oh. Shad. Shad. Yeah, shad.
Rimanete in posizione. No, allora sei stronzo. Dai, fermo. No, ma mi sa che ho ammazzato uno. No, ok. No, così no. No. Vai per di qua. Vai per di qua. Ok, aspetta. Ok, vai. Assorbi quella, bravissimo. Mi hai evitato, grandissimo. No, non ho ammazzato, lo sapevo io. Niente, ho perso la sfida. Ancora, vai. Via qua, via. Dannazione. Ah. Delsi, ti è venuta un'idea. Tutti i DUP hanno poteri basati sul cemento, giusto? In questo caso sarà sufficiente che ne assorbi uno e potremo tornarcene a casa. Se non dovesse funzionare, vorrà dire che ti sei sbagliato e potremo comunque tornarcene a casa. Ehi, come va, bello? Vai. No, merda. No. Beh, ha funzionato. Non c'ho tempo per verificarlo, i DUP mi attaccano da ogni parte. E allora scappa. Credo che seguirò il tuo consiglio. Sono disponibile a missioni secondarie di qui in anni. Fammi mettere sposare una serie. Ok. Ah, ce n'è uno. Dove? Guarda che c'è un rosso. Mi sento uno skip. Mi faccio skip. Riuscirò mai a prenderlo. Anticipa, bravissimo. Ok, Reg, senti, i tuoi amiconi in blu possono fornirci informazioni su quei nuclei trasmettitori? Sembra che li abbiano installati in tutta la città. La polizia di Seattle li tiene d'occhio perché il DUP non vuole sapere a cosa servono. Ma puoi scoprire dove si trovino gli altri. Certo, lo devi. Devi inviarmi le coordinate sul cellulare. Così puoi continuare ad assorbire nuovi poteri? No, scordatelo. Wow. Assorbi. Mi vento l'abito. Te lo vuole che io combatta la super mega bioterrorista suprema di tutti i tempi, ma con meno poteri. Non ho detto questo. Beh, forse non è il caso di rimandare. Mi conviene andare subito da Augustine e farla finita con questa storia. Chissà cosa succederebbe. Va bene, ho capito. Senti, tu stai lontano da Augustine e io ti invierò i dati che ti servono. No. Che palle. Grazie Reggio, sei il miglior fratello del mondo. Fallo esplodere. Il miglior fratello del mondo ti avrebbe chiuso in uno sgabuzzino a Solomon Bay per il resto della tua vita. Non credo che uno sgabuzzino possa fermare un conduit, ma mi fa piacere che tu voglia rinchiudermi. Sei serio? Non so, ma non mi interessa, voglio sottomettere. Vabbè, ho capito, va. No, non fuggi. L'altro, eccolo. Ma dai. Vieni. Bravo. Buonanotte. Allora, signori, salva partita. Ok, salvata. Perfetto. Io direi che la prima live può finire qua. Ringrazio Presepe per avermi fatto compagnia. E niente, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. Io mi devo riposare, ragazzi, perché ho fatto un'ora. Avevo detto due live, però niente, rimandiamo oggi perché devo riposare, non ce la faccio. Ieri ho fatto pure il compleanno, vabbè. Grazie per avermi seguito in questa primissima live e noi ci vediamo oggi pomeriggio.